Di Luca Bergamini, li volevi conoscere tutti? Io sempre, io potresti sono fare molto la carrellata curiosa. Di tutti? Sono molto curiosa, scusatemi, grazie. Naturalmente. Ma perché inquadrate lui che io sono qua? No, ma tu devi ancora arrivare, poi dopo loro lo egocentrico. Cercheranno di sostenerci con un bel applauso il nostro pubblico per ogni componente grazie. Che fa parte del allora, gruppo. Allora, li andiamo a conoscere perché Luca Bergamini è bravissimo, ma dietro io ti sostengo sempre che alle spalle deve esserci una formazione di quelle toste. Qua mi sembra che ci siamo. Allora, abbiamo il chitarrista Gianfranco. Gianfranco, sai di? Salerno. Salerno! Merzega! Non è romagnolo, quello è siciliano, ma io devo fai finta che sia siciliano. Vabbè. So solo quella come lingua straniera. Allora, questo è Rocco, bravissimo. Sì, Rocco, e i suoi sì. fratelli? Quanto sono te lo a casa, dicono? Sono a casa. Dì la verità, questa battuta quanto sì, va? Sì, sì, vabbè. Me ne invento un'altra. Rocco, bravissimo a suonare, a cantare. Tanta fortuna anche grazie, a te. Grazie. Ciao. Solo che ho un problema di gonna, sai com'è la vita? Oh, grazie, che carino. Bravo. Questo è il nostro trombettista, ha detto anche bisboccia. Bisbocci. Bisbocci. Perché bisboccia? Cosa significa? Bisbocci, 10 bottiglie di vino, 10 bisbocci. Ma perché ne hai bevute 10 una volta? Una volta. Allora noi te le togliamo le bottiglie della fattoria del paradiso. Adesso non bevo più. Però in realtà si chiama Mauro. Mauro, ah, okay. Brava. Trombettista, aiutami, vieni help, vieni in ma stasera parlo tutte le lingue, tu chi sei? Io sono Marco, da Reggio Emilia. Ah, vedete, tutto proprio da tutta l'Italia. E suoni i fiati naturalmente, sì. Sax e clarino. Sarterino. Bravissimo, bravo Mauro. Questo è l'ultimo acquisto, vero Luca? Io sono Riccardo e vengo da Perugia. Ma pensate voi, Perugino, pure un Perugino. Bravo. E anch'io sono in fiati con il mio collega Marco. Tutti i fiati, un alitone qua. E dunque, poi qua c'è il nostro tastierista. Nostro. No, scusa, non pensare male, non te l'abbiamo preso. Nostro, nostro nel senso che... Gabriele. Bravo. Gabriele. Tastiere fisarmonica. Tastiere fisarmonica, bravo. Poi, sostenitore che non si deve dimenticare, il batterista. What? Oh, how are you? Do you speak English? Ma guarda che è stato in America, hai imparato tre parole, dice sempre quelle. Adesso tu non ne sapevi perché no. Tu non sapevi neanche quelle. Dice pronto? Gianluca dice ma sei romagnolo allora, ecco, finalmente un romagnolo. E poi, scusami, non ci si può, dobbiamo, insomma, la figura femminile che dobbiamo far vedere, meritatamente Claudia, Ravenna, puro sangue, quindi anche questa romagnola. Un applauso anche a lei. Ciao. E poi Luca Bergamini. Luca Bergamini, lui si presenta da solo, io vorrei farti veramente tanti complimenti e soprattutto tanti auguri per la tua carriera che so che è appena agli inizi, arriverai molto in alto. E noi per chiama questa anche Franco, tua... Papa aspetta, Franco, aspetta, lascio un scoro, Bigeni. Volevo soltanto dire... Perché ultimamente hai perduto no, la memoria, no, non è che perdi, è che tu non mi lasci parlare. Io volevo soltanto fare un piccolo omaggio all'orchestra di Luca Bergamini con questa... Con questa grazie. Piccola targa. Però vorrei chiamare anche tuo papà. Franco Bergamini vorrei chiamare qua vicino a noi per questo saluto finale a questa bravissima orchestra. Perché io ne sono veramente orgoglioso. Prego. Ne sono veramente orgoglioso perché quando si esporta musica di casa nostra e la musica viene così apprezzata e soprattutto così qualificata, io devo essere soltanto orgoglioso. Hai detto una cosa giusta. Perché non, esatto, non ci vogliono antagonismi fra di noi, perché dobbiamo essere, non dico tutti fratelli, ma tutti colleghi. Quindi ce la guadagniamo tutti i giorni, andando in giro per tutta Italia, quindi è sbagliato, secondo me, cercare di fare lo sgambetto uno all'altro. Giusto. Io quando vedo uno che va avanti sono sempre molto fiero. Bene, questo... Lo porto via perché voi dovete ancora cantare, ci devi regalare un'altra non è bella che non canzone. Lo riporti, no. Anzi, no, no, faccio una cosa, dal momento che tuo papà certo. In questo brano non suona. In buone mani. Ecco, lo diamo a lui. Quindi Franco, io ti ringrazio infinitamente per essere intervenuto. Ciao, un bel applauso dal nostro pubblico e anche da quelli che stanno a casa. Tanti auguri anche a te. Lasciamo